giovedì 6 novembre ci troviamo a Torino al centro congressi Torino Incontra per il workshop di infoprogetto organizzato da Action Group editore in collaborazione con l'Ordine degli Architetti di Torino. Si parla di design del benessere, un tema molto importante. Abbiamo raccolto una serie di interviste, ascoltiamo i protagonisti di questa lunga giornata. Hai la possibilità di incontrare moltissimi architetti che sono i nostri interlocutori principali in un'unica volta. Generalmente le aziende attraverso la rete distributiva per pescare e incontrare gli architetti devono fare un lavoro certosino di selezione, devono fissare degli appuntamenti, devono cercare di coinvolgerli a livello singolo. Invece un appuntamento del genere ti permette di fruire e di contattare molti soggetti in un'unica soluzione. Oggi si va avanti, se si fa rete, se ognuno fa la propria parte e la fa bene, è logico che lo scambio di comunicazione diventa fondamentale per conoscersi e, come dire, noi stimolati dagli architetti magari percorrere strade nuove impiantistiche, gli architetti sapere le possibilità tecnologiche che ci sono oggi di ultimo grido. Si raggiunge comunque dei professionisti che quindi cercano sempre di essere informati e quindi queste sono proprio delle occasioni per informarsi, per conoscere le varie ditte che sono presenti, le novità del mercato. E quindi questa è senz'altro una cosa utile. Si riesce direttamente verso i professionisti andare a proporre e illustrare quelle che sono delle novità, degli elementi nuovi che magari con altri canali diventa difficile proporre. Perché la mia prima partecipazione a un convegno di questo tipo, che sia veramente molto interessante per aprire un'ulteriore vetrina sul mondo, per far aprire alla mia azienda un'ulteriore vetrina sul mondo e dare la possibilità a chi ancora non la conoscesse di capire qualcosa di più, perché non siamo semplicemente un'azienda produttrice di rulli, ma io dico sempre produttrice di rulli di design, e un'azienda che è in grado appunto di proporre soluzioni. Quindi questa è una vetrina in questo caso molto utile per farci conoscere quegli architetti che ancora non ci conoscono. Quanto sono importanti questi convegni per diffondere le vostre tecnologie a un pubblico come quello degli architetti? Sono molto molto importanti, noi lo riteniamo comunque, diciamo, su una scala da 1 a 10 al primo posto, anche perché comunque l'architetto ha bisogno sempre di innovarsi. Le tecnologie nel nostro settore stanno andando avanti, siamo all'avanguardia, quindi è giusto informare di tutte le tecniche di nuovo sviluppo che ci sono in atto. Noi distribuiamo solo attraverso distributori locali, quindi l'architetto che segue questi convegni e che si rivolge a un distributore locale per noi è molto importante, perché possiamo fidelizzare con l'attore principale che divulga il nostro prodotto un rapporto molto stretto.